Ciao a tutti e benvenuti nel Sound Channel. In questo video andremo ad imparare insieme l'assolo della canzone Il mondo che vorrei. La canzone è di Vasco Rossi, ma l'assolo è stato scritto da Michael Landau, noto chitarrista turnista di fama mondiale. Iniziamo dividendolo in parti, in modo tale da lavorare meglio nello studio dell'assolo. Quindi facciamo la prima parte. Bending, anulare sul 9. Mignolo sul 10, poi facciamo 3 bending, 9, 7, 9, 9, 7, 9 della quarta, torna al 7 della terza. Secondo passaggio. Qui praticamente andiamo a rifare il bending del 9, suonando anche il 10 della seconda. Poi facciamo bending in giù sul 7 della terza, poi 9 sulla quarta, poi 9 sulla quinta, 7, 9 sulla quarta. Altro passaggio. Qui andiamo a fare bending sul nono tasto della terza corda. Nel frattempo suoniamo anche in mezzo il 10 della seconda. E facciamo due bending sul 9 della terza corda. 9 sulla quarta, poi bicordo terza e seconda del settimo tasto. Poi torniamo al 9 della quarta, quindi 10, 10 bending, 7, 10, 12. Andiamo a fare questo passaggio, quindi 11, 11 sulla terza, 10, 12 sulla seconda, 12 in bending sulla prima. Poi fa il gioco 10, 12, 10, sempre sulla prima. Poi facciamo il pezzo. Quindi è il passaggio 10-12, 12-14, 14-17. Poi bending sul 17, 3 bending sul 17, poi bend della prima corda, poi sulla seconda bending e mettiamo l'indice sul 14 della prima. Rifacciamo bending, sulla terza, 15, 17, 17, 15, sempre sulla seconda e poi torniamo sulla terza, 16, poi 15, 17 sulla seconda. Faccio un pezzo. Quindi è 14 sulla terza, 15 sulla seconda, 14 sulla terza, poi fa il bending sul 17, poi torna al 17, poi fa tutti i slide. 15, 14, 12, 10. Poi abbiamo il passaggio 9 sulla terza, 7 sulla seconda, bending sul 9 della terza, 9, 7 sulla terza e 9 sulla quarta. Poi fa il gioco col bicordo sul settimo tasto della seconda e della terza, torna sul 9, poi fa 10 sulla seconda col bending. Sul 12 della seconda corda e andiamo a fare un bending di un tono e mezzo e poi il gioco 10-12. Questo due volte. Quindi è bending di un tono e mezzo. Poi fa 10-12-12. Poi abbiamo il passaggio.
12 sulla seconda, 11 sulla terza e 10 sulla seconda. Abbiamo questo passaggio qui, 9 sulla quarta, 7 sulla terza, bending di 9 sulla terza, poi scendiamo, poi facciamo l'armonico. Poi abbiamo questo passaggio. Che è armonico sul sesto tasto della terza corda, che va a fare di mezzo tono. Sulla quarta corda abbiamo 9, 7, 7, poi abbiamo 9, 7, 9 sulla quinta corda. Quindi abbiamo 16, 19 sulla terza, 17, 19 sulla seconda, 17, 19 sulla prima e poi abbiamo un altro bending di un tono e mezzo. Lo rifà di nuovo, poi ribatte con 17, 19, 19. Quindi abbiamo... Poi lo rifà ancora. Fa 17, 19, 17, poi 19 sulla seconda e 17 sulla prima. Abbiamo il passaggio che è 19, 17, 19 con lo slide e poi torniamo sul 19 della seconda corda. Poi abbiamo 17, 19, 15, poi abbiamo 17, 15, 16 della terza. Sulla terza corda, 15, 17 sulla seconda, bending del 17 e suoni anche il 17 sulla prima, poi fa pull off 14, 12, poi fa pull off 15, 14, 17 sulla seconda, 14, poi 17, 14, 17, 15 sulla seconda e 16 sulla terza. E poi l'assolo va a scemare. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato soprattutto utile per imparare questa canzone. Se avete qualche domanda, commentate qui sotto, mettete un bel mi piace al video. Seguiteci al canale The Sound Channel e ci vediamo alla prossima!